applicare questa maschera alle radici dei capelli per fermare la perdita dei capelli e ottenere la crescita dei capelli tremenda veloce. La perdita dei capelli è un'ossessione di molte persone perché rendere i capelli più sottili anche per lungo tempo porterà alla calvizie. Se hai problemi a trattare la perdita di capelli ma ancora non riesci a trovare una soluzione, trova il trattamento della perdita di capelli che condividiamo con Seguendo. Dopo solo un breve periodo di utilizzo controllerà la spiacevole perdita di capelli, rende nuovi capelli sani e forti, si porterà risultati estremamente efficaci che non si può immaginare. Per fare questa maschera per capelli per fermare la perdita di capelli, in primo è necessario preparare zenzero fresco e lavato. Non hai bisogno di troppo zenzero perché abbiamo solo bisogno di un cucchiaino di succo di zenzero da esso. Ora prendi una ciotola e metti un collino sopra. Quindi macinare lo zenzero e finirlo con un dispositivo in macinazione fine. Lo zenzero è considerato un superfood ricco di sostanze nutritive che aiuta a trattare i problemi dei capelli, in particolare la perdita di capelli. Lo zenzero ha proprietà termogeniche che aiuteranno la circolazione sanguigna liscia, stimolano la crescita dei capelli, condizionano i capelli lunghi e prevengono la perdita dei capelli. Dopo aver grattugiato lo zenzero, premi il cucchiaino nella pasta per ottenere il succo di zenzero. Mettere il succo di zenzero da parte e usciremo più tardi. Ora prendi un'altra ciotola e aggiungi un cucchiaino di olio di cocco in questa ciotola. Riscalda l'olio di cocco mettendo una ciotola di olio di cocco in una ciotola più grande che contiene acqua calda. Mescolare l'olio di cocco fino a quando tiepida. Non dovrebbe essere troppo caldo. L'olio di cocco è molto ricco di vitamina E, ha sostanze antibatteriche e antiossidanti che stimolano la crescita dei capelli, capelli lisci e soprattutto riducono la perdita di capelli. Quando l'olio di cocco è abbastanza tiepida, prendere il succo di zenzero e raccogli un cucchiaino, quindi versarlo nell'olio di cocco tiepida e mescolare tutti insieme. L'ingrediente finale aggiunto a questa maschera per capelli è il succo di cipolla. Se non si dispone di succo di cipolle, è possibile utilizzare acqua di tè verde invece. Le cipolle contengono anche antiossidanti, in particolare lo zolfo.
que possono aiutare a nutrire, impedire e ridurre la perdita di capelli. Aggiungere mezzo cucchiaino di succo di cipolla alla miscela di zenzero e olio di cocco e mescolare fino a ottenere una miscela uniforme. La maschera per capelli è completa. Applicarlo al cuoio capelluto utilizzando un batuffolo di contorni. Quindi massaggiarlo delicatamente in cuoio capelluto con le dita per circa 3 minuti. Successivamente utilizzare un tappo doccia per tenere la miscela sul cuoio capelluto per 20 o 30 minuti, che assicura i nutrienti penetrare profondamente nei capelli. Dopo il periodo di incubazione finisce, sciacquare accuratamente i capelli con acqua e lavare i capelli, condizionando i capelli come al solito. Applicare questa maschera per capelli 2 o 3 volte a settimana. I capelli spessi, forti e nessuna perdita ti tornerà presto a voi. Se ti piace questo video, dacci un pollice in alto e condividilo con i tuoi amici. Se vorresti più ricette e suggerimenti, iscriviti al canale.